Brenzone sul Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda, un comune formato da tante piccole frazioni distribuite lungo l'ampio territorio, formate da paesi molto vicini gli uni agli altri, mentre vaste aree rimangono praticamente naturali e inalterate. Davide Benedetti ne è il sindaco. Entroterra di Brenzone sul lago di Garda, sotto di noi la famosa Gardesana, la via che costeggia il lago, ma qua dove noi ci troviamo, appena sopra appunto nell'entroterra di Brenzone, ci troviamo addirittura sul sentiero di mezzo del Pellegrino, è il Camin de Mes del Pellegrino, che risale a prima della Gardesana, che è degli anni 30, del 1900. Il sindaco del comune di Brenzone del Garda è Davide Benedetti e ci spiega perché ci ha portato qua per documentare anche in questa puntata il lavoro fatto con i fondi del GAL Baldo Lessinia. Perché, sindaco? Perché grazie al GAL Baldo Lessinia siamo riusciti ad intervenire e a riammodernare e rendere fruibili una serie di percorsi che sono quelli più antichi, quelli originari dei nostri avi, perché appunto la Gardesana non c'era prima di un secolo fa. E per collegare le nostre 16 frazioni che dal lago di Garda fino alle pendici con Prada vengono appunto a costituire il comune di Brenzone sul Garda, l'unico modo era quello di muoversi con un asino piuttosto che appunto con un piccolo carretto. Ma pensiamo, sindaco, che questo sentiero portava addirittura al mitico santuario di Compostela, quindi immaginate quale storia, quale cultura c'è lungo questo percorso e giustamente adesso viene recuperato alla vivibilità e alla sostenibilità e alla messa in sicurezza. È esattamente quello che abbiamo voluto e che ho voluto portare avanti e grazie appunto al GAL Baldo Lessinia stiamo realizzando. Ovvero riscoprire le nostre identità e rendere fruibile anche in chiave turistica a tutti quanti i nostri turisti, compresi anche i nostri concittadini, assolutamente, visto che pagano le tasse, la possibilità di riscoprire il nostro territorio che è veramente preziosissimo e ricchissimo e non è soltanto legato appunto al lago di Garda, ma un entroterra estremamente importante, rigoglioso e che soprattutto anche oggi è diventato estremamente ricercato per i turisti e appunto anche i nostri concittadini. Qui siamo a Biazza. Biazza è una di queste 16 frazioni e noi abbiamo voluto collegarle grazie a questi interventi anche con un anello che è quello del Nordic Walking, primo comune che ha realizzato questo importante progetto. Ci sono centinaia di chilometri, dicevo, di questi tratturi, di queste mulattiere estremamente importanti. È una vera e propria palestra a cielo aperto. Un giovane sindaco al suo primo mandato, davanti a lei, signor sindaco, la possibilità di sviluppare veramente delle progettualità. Che cosa avete ancora intenzione di mettere in campo? Mettendo in sinergia il grande lavoro con gli altri comuni, con l'Unione Montana, con il GAL Baldo Lessinia, vogliamo dare servizi essenziali ai nostri concittadini, ai nostri turisti, proprio per riscoprire la genuinità del nostro territorio, la peculiarità, l'identità e soprattutto un paesaggio unico e prezioso che vogliamo condividere con tutti. E attenzione, lo si condivide con tutti anche in questo comune come negli altri che abbiamo documentato, stiamo documentando, anche attraverso l'informazione, la comunicazione, la possibilità quindi di vedere veramente delle informazioni ben precise, anch'esse per merito del GAL Baldo Lessinia realizzate lungo tutto questo enorme e splendido percorso che è il Baldo Garda Lessinia. A presto dunque e grazie sindaco Davide Benedetti.